Salute a tutti, bentrovati. Allora, quest'oggi mi piacerebbe parlare di un argomento che parrebbe banale per alcuni aspetti, perché è molto comune, però per altri non lo è, nel senso che è un argomento complesso, ma allo stesso tempo molto semplice. È che a cui tutti, ogni essere umano, è soggetto. L'argomento di oggi è quello che io ho definito cerchio magico, comunicazione, informazione e relazione. Questo processo è alla base della creazione della realtà che percepiamo. Dunque, che cos'è la comunicazione? Che cos'è l'informazione? Che cos'è la relazione? Prendiamo per esempio un elemento, un atomo. Un atomo, dal momento che esiste, vibra. Dal momento che in questo universo tutto vibra, tutto esiste. Quindi quest'atomo vibra, la sua vibrazione contiene dei dati, delle notizie, più comunemente delle informazioni. Quindi l'atomo in sé per sé è informazione. Però che cos'è l'informazione? Perché in qualche maniera è diverso dal dato e dalla notizia. Informazione in italiano è una parola composta. L'azione che forma l'interiore. Come ci spiega anche la biologia, tutto parte da dentro, la cellula si moltiplica da dentro verso l'esterno e non viceversa. E così avviene per tutta la realtà che conosciamo, da dentro verso fuori. Quindi l'informazione non è altro che un processo che attraverso un dato, una notizia, forma l'interiore. Quindi quest'atomo vibra, l'informazione che l'atomo contiene si propaga nello spazio, un po' come lanciare un sasso nell'acqua e le onde si propagano sulla sua superficie. Questa vibrazione, queste onde raggiungono prima o poi un altro elemento, un altro atomo, che recepisce l'informazione, il dato, la notizia. Questa azione di trasmettere appunto l'informazione è la comunicazione, un'altra parola composta da azione. È comunis, cioè mettere in comunione, l'azione di mettere in comunione qualcosa, in questo caso proprio un dato, una notizia. Quindi abbiamo l'elemento A, l'elemento B, l'elemento A vibra, la sua vibrazione arriva all'elemento B, all'atomo B. Questa è la comunicazione che avviene fra i due. Adesso B è recepita questa notizia, questo dato, questa informazione, avrà una reazione, qualsiasi essa sia. Questa reazione produce di conseguenza un'altra vibrazione che può andare trasmettere nello spazio, verrà trasmessa nello spazio e possibilmente anche recepita di nuovo dall'atomo A. Questa è la reazione. Ecco che abbiamo fra questi due atomi la relazione. Si è creata qualcosa che mette in relazione, in comune, i due elementi. Questo è il processo che, come dicevo prima, definito il cerchio magico, che accade costantemente in ogni aspetto della nostra vita, quando chiacchieriamo con qualcuno, quando osserviamo
un qualcosa che ci piace, e quel qualcosa che ci piace è un dato che ci arriva e noi ne abbiamo una reazione che può essere, può, che va a creare un'emozione, una sensazione, qualcosa. Dunque, alla base di questo processo ovviamente c'è il corpo umano. Il corpo umano che cos'è però? Il corpo umano è una macchina biologica, un computer. Questo computer si avvale di diversi strumenti per recepire e per inviare le informazioni. Gli strumenti principali di questo computer biologico sono i cinque sensi, quelli che tutti conosciamo come l'olfatto, il gusto, l'udito, la vista e il tatto. C'è da dire che questi cinque sensi operano su un raggio d'azione molto limitato per quello che è invece tutta la vasta gamma di frequenze da cui siamo circondati. Il loro raggio d'azione è dello 0,005%. Quindi potete capire che è molto 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 limitato questo raggio d'azione. Tant'è che esiste quello che è comunemente chiamato il sesto senso oppure l'intuito, l'istinto, che è quel senso che va ad operare su una gamma più ampia, su una percentuale più ampia di vibrazioni, di frequenze. Ed è quel senso che è sempre molto contestato dalla scienza ufficiale perché non è tangibile. Ognuno è molto soggettivo quel sesto senso, benché la fisica quantistica lo abbia analizzato, lo abbia spiegato, però la scienza ufficiale ancora, in qualche forma e in molte maniere, non ne dà, non ne dà valore. Ma torniamo ai cinque sensi. Cosa succede? Succede questo, che i cinque sensi acquisiscono queste vibrazioni, questi dati, queste notizie, queste informazioni con un processo. Allora, i cinque sensi sono semplicemente dei recettori di impulsi elettrici. Quindi cosa succede? Succede questo, che non è l'occhio che vede. In realtà l'occhio percepisce la luce attraverso degli impulsi elettrici, vengono inviati al cervello questi dati e il cervello, il computer, l'hardware della macchina biologica, trasforma questi impulsi elettrici in percezione, in qualcosa che a noi potrebbe sembrare tangibile, reale, che abbia tangibilità, appunto, che abbia forma, che abbia materia. E cosa succede però? Il cervello, quest'hardware potentissimo, in base a cosa dice che quello che ha alle mie spalle è un arancione oppure che quello che indosso è un blu notte, lo fa in base a appunto dei dati e delle notizie che ha già immagazzinato nella sua memoria. E quindi ha qualcosa che riconosce. Quindi ha dei programmi. Il cervello è composto, la macchina biologica è composta da dei programmi. I programmi cosa sono? I programmi sono una serie di un processo di dati che uno dietro l'altro formano un qualcosa di più complesso. Ecco che un esempio potrebbe essere il programma del fuoco. Mettiamo la mano sul fuoco e brucia. E quindi non rimetteremo la mano sul fuoco perché abbiamo programmato che quello brucia. Però c'è qualcuno
cammina sui carboni ardenti e non si brucia. Perché? Perché ha cambiato quel programma, l'ha modificato. Esistono pratiche, ovviamente, che possono e sono in grado di modificare i programmi installati in questa macchina biologica. Uno di quegli strumenti, di quelle pratiche, si chiama appunto Psyche. Ma ce ne sono tantissime altre. Costantemente cambiamo programmi, anche inconsapevolmente. E il tutto sta a riuscire a riconoscere quel programma che non ci fa più a genio e cambiarlo, modificarlo. Ovviamente questo richiede attenzione, richiede disciplina, richiede osservazione, richiede allenamento. Tutta una serie di pratiche che, ahimè, non ci sono state insegnate, perché, come dico sempre, siamo venuti alla luce e non ci hanno dato il libretto di istruzioni, e quindi ci ritroviamo a dover fare tantissima esperienza per capire come appunto funziona questa macchina biologica. Questo almeno nel mondo occidentale, perché in altre culture questo strumento, libretto di istruzioni viene dato già da piccoli, ci sono degli insegnamenti che vengono dati. Cosa succede? Allora, questa macchina biologica di per sé è una radio, una enorme radio che trasmette e riceve frequenze di ogni genere. L'esempio che sono consueto a fare quello del rabdomante. Il rabdomante è quella figura che attraverso l'utilizzo di una bacchetta di legno, della verga appunto, cerca l'acqua. E ce ne sono tantissimi in giro di rabdomanti. Il rabdomante utilizza appunto la radioestesia per la sua pratica. La radiestesia è la scienza antichissima, oltretutto, che fa in modo ci rende consapevoli proprio della radio umana. Succede questo: succede che se oltre quello 0,005% di radiolazione dei cinque sensi c'è tanto altro, ecco, il rabdomante va a lavorare su quel tanto altro. Quindi cosa fa? Il rabdomante vuole cercare l'acqua, quindi pensa all'acqua, e la verga automaticamente, visto che le mani e le braccia sono le antenne principali del corpo, percepiscono le informazioni, e la verga non è altro che un prolungamento delle mani che fa in modo, attraverso il suo movimento, ci segnala quello che stiamo cercando, un po' come avviene quando pensiamo ad una persona. Pensiamo ad una persona e quella persona dopo 2 minuti magari ci chiama al telefono. Questa si potrebbe definire come telepatia. È una cosa che esiste, è sempre esistita, ed è quella pratica che possiamo definire come extrasensoriale, cioè fuori da quei cinque sensi, quindi fuori poi dalla scienza ufficiale, di cui tutti ne abbiamo esperienza, oltretutto, quindi non è una cosa che è uno su 1 miliardo, no, tutti abbiamo esperienza di questo genere. Quindi abbiamo nella cosiddetta creazione della realtà due basi fondamentali, quella dei cinque sensi e quella della extrasensorialità. Tutto questo, tutta questa informazione che arriva determina proprio la creazione di quella realtà che percepiamo, perché è proprio una percezione. Come la fisica quantistica afferma già da tempo, ciò che noi pensiamo sia reale, non lo è, o perlomeno non è tangibile. Un esempio
molto palese è quello che ci ha dato il film Matrix. Quindi bisogna capire che tutta la realtà che noi viviamo è fondata sulla nostra percezione, su questi sensi. Il punto qual è? Il punto è che io adesso ho citato diversi elementi, ma ce ne sono degli altri. Tutta questa questo processo è articolato con diversi elementi che spesso e volentieri sono percepiti separati, ma in realtà non lo sono. Ecco che quindi bisogna cercare di prendere gli elementi, metterli insieme e avere una visione appunto d'insieme, una visione complessiva che ci faccia comprendere come funziona veramente la realtà. Tutto questo per dire che cosa? Che quel cerchio magico, comunicazione, informazione e relazione, sono la base della creazione della realtà. Allora, se capiamo questo processo, siamo anche in grado di modificarlo, di essere consapevoli, di riuscire ad agire in una maniera diversa, quindi cambiando programma e quindi creando una realtà ogni volta sempre differente. Il tutto è così semplice che è complicato capirlo. Questo, come dicevo prima, appunto perché non ci è stato dato il libretto di istruzione, questo ci mette molto in difficoltà. Tutto questo discorso, ripeto, può essere approfondito e lo approfondirò in un prossimo futuro. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio che siete dall'altra parte, altrimenti non ci posso essere io da questa. E vi invito a commentare, vi invito a fare domande, vi invito ad approfondire tutto ciò che abbiamo discusso in questo video, ad aggiungere dettagli o a correggere se c'è da correggere. E vi invito anche a dare un'occhiata al sito dell'Accademia, un'Accademia che abbiamo fondato proprio poco tempo fa, si chiama RAIGAS, Accademia di Ricerca per l'Evoluzione e il Benessere, così che potete rimanere aggiornati su ciò che facciamo e magari poter partecipare a questo progetto. Vi invito anche a potervi mettere, poter seguire il mio personale blog, che alla fine del video lascerò i link, e che dire altro? Vi ringrazio infinitamente e vi auguro il meglio che possiate, che volete avere dalla vostra vita. Buona vita a tutti. Grazie ancora e buon inizio anno a voi. Salute.